lavoro certosino di ricerca storica sulle origini dell'antica Mazzarelli, oggi Marina di Ragusa, è l'ultima fatica letteraria del cultore di storia Giuseppe Gurrieri, che ha realizzato un volume scritto in inglese. Sì, io ho già fatto, come alcuni sapranno, una prima opera su Marina di Ragusa, la storia. Praticamente quest'opera ormai è andata quasi esaurita, quindi ho voluto, diciamo, dare un contributo invece per far conoscere il nostro paese, la nostra frazione, agli stranieri. E quindi ho voluto fare questa opera in inglese, perché ho visto che in questi anni, diciamo, la presenza di turisti è aumentata a Marina, e vedendo che molti di questi magari giravano a vuoto guardando qualche palazzo antico, ho pensato, perché non fare conoscere a questa gente magari come si chiama questo palazzo, in quest'epoca è stata fatta, in quale epoca è stata fatta, e quindi ho voluto fare questa scommessa. Sono tanti gli spunti di riflessione, appunto, sulla storia di Marina di Ragusa. Ma la storia di Marina di Ragusa fino ad ora è stata sconosciuta, perché essendo stata Marina una realtà di secondo piano, chiaramente gli storici locali hanno sempre tralasciato Marina di Ragusa, si sono occupati chiaramente di più, giustamente anche, di Scicli, di Modica, di Ragusa. E quindi per me in questi anni che mi sono dedicato a questa storia è stata una scoperta continua, perché effettivamente Marina di Ragusa, Mazzarelli, pur essendo un piccolo posto, ha anch'esso una storia, se vogliamo, antica, tant'è che il libro parte dalla preistoria e arriva ai giorni nostri. Professore, del nucleo storico però di fatto non è rimasto nulla. Sì, purtroppo Marina oggi è una realtà frequentata da turisti stranieri, è diventata, diciamo, un posto, se vogliamo, elegante. Però tutto ciò ha comportato la distruzione, perché io non la chiamerei riqualificazione. In realtà si è trattato della distruzione della vecchia Mazzarella e della vecchia Marina di Ragusa. Lei tra l'altro è un appassionato di storia, ovviamente sta preparando qualche altro importante lavoro. Sì, io chiaramente dopo il primo libro in italiano sto lavorando per farne un secondo, in quanto ho trovato, diciamo, altro materiale importantissimo, inedito, su Marina di Ragusa, quindi sulla torre, sul nucleo storico, e chiaramente non voglio lasciare solo alla mia conoscenza queste scoperte che ho fatto. Quindi non so se tra un anno o due rifarò una nuova opera tutta su Marina di Ragusa, che non sarà la ripetizione della precedente, ma sarà ex novo, completamente nuovo. Ma è anche una guida per i tanti turisti, come si suol dire, inglesi, ma anche stranieri in genere, che visitano Marina? Sì, chiaramente il taglio di quest'opera in inglese è soprattutto turistico, tant'è che vi sono moltissime foto. Se non ricordo male ci sono 48 foto a colori, per cui il turista, ma anche il ragusano, solo guardando le foto con la dicitura sotto, ripercorrerà, ecco, sinteticamente la storia di Marina, perché ci sono tutti i palazzi storici con il loro nome, l'epoca in cui sono stati fatti, quindi anche per il locale, se vogliamo, può essere un libro interessante, pur avendo certamente un taglio più che altro turistico, e quindi per i turisti praticamente. Lei ha immaginato un percorso storico? Sì, il percorso storico io l'ho immaginato, ma devo dire purtroppo che, appunto, per quanto riguarda Marina di Ragusa, tutti questi palazzi antichi, se vogliamo anche siti preistorici presenti nel territorio, e anche romano e greci, sono in completo abbandono. Per cui anche se il turista volesse avventurarsi nelle nostre campagne alla ricerca dei siti di cui parlo, difficilmente li potrebbe raggiungere. Può raggiungere chiaramente i palazzi all'interno del centro storico, perché basta prendere la strada giusta, il palazzo si vede, ma certo le cose più antiche purtroppo sono abbandonate e trascurate.